questo pixel vale in realtà per me il vale significa questa idea di diversità di movimenti. La prima cosa che mi è venuta in mente è dover fare una cosa molto intuitiva, no? Provo a creare una cosa che sia un mondo molto personale, no? Il mosaico è stato utilizzato non soltanto sopra, cioè non è stato utilizzato nella solita maniera. Io ho fatto dei disegni vettoriali che dopo, quando questo disegno al computer viene elaborato dalla gente del mosaico, il tuo disegno è diventato pixelato e questo pixel può fare che ci sia un effetto completamente diverso a questa grafica, però comunque queste diversità di colori e queste scelte che dopo vengono fatte ti creano una ricchezza fortissima nel disegno. Yes, I would give my heart gladly, but it's day when he walks to the sea. Proprio in questo oggetto gigante che io chiamo il muñeco, no? Che è questo Pinocchio, no? Che in realtà porterà su di lui delle grafiche che dopo uno potrà anche comprarsi volendo, no? Per inizio questa idea di avere degli oggetti che in se stessi hanno un'armonia, creano un'installazione, però allo stesso tempo c'è questa possibilità di questo oggetto non finito, di questo oggetto che può essere personalizzato in qualche modo, no? Tell him I love him. Ogni idea dei progetti che io faccio viene dalla vita che io vivo, cioè elementi che magari sono usati in altri contesti e le posso portare nel contesto che io voglio per creare questo tocco di spice. La collaborazione è iniziata con un'idea, no? Quello che per me è stato interessante è il fatto che l'idea non è stata mai chiusa. Loro si adattano anche a questo, e questa ricerca che fai per risolvere le cose nel meglio possibile può diventare anche una cosa in più. Ho trovato un'azienda aperta, un'azienda che per me è ideale. Però il design come io l'ho imparato e il design come oggi lo pratico è completamente diverso. Cioè oggi io, per me, un oggetto non ha vita se non ha un'idea dietro, cioè un oggetto non ha vita se non ha una passione dietro. E come fai a far questo? Fa intuizione? E soprattutto centrandoti in una personalità. Perché dov'è l'identità in un minimalismo assoluto? Non c'è. Oggi che c'è questa possibilità di espressione, andiamo avanti con questo, cioè viviamo il momento di poter dire quello che pensiamo. Bisogna fare le cose che funzionano, però che allo stesso tempo sono cariche di bellezza, di emozione, di unicità. Questa è la mia versione. The